siamo con Susy Spano. Quando nasce la tua passione per il canto? Ho letto: io non canto perché sono felice, ma sono felice perché canto. Praticamente nasce da sempre, solo che ho cominciato a esaudire questo sogno molto molto tardi, e quindi era un sogno che avevo dentro di me e che poi sono riuscita a esaudire. Cosa provi quando animi le serate nei locali, per esempio il Bosio di Settimo o il Club Nuova Penelope, la Sala Danza Aurora di Collegno? Quale entusiasmo ti trascina via? Allora, devo dire che prima, quando cantavo un altro tipo di musica, musica d'ascolto, non sorridevo. Invece la musica da ballo mi ha insegnato a sorridere. Anche quando sei triste dentro, devi comunque far ballare gli altri, le persone vengono per divertirsi, giustamente. E mi diverto perché poi mi sono anche innamorata della musica da ballo, perché ci sono dei bellissimi pezzi, come dei lenti, come le cumbie, come le baciate, dei pezzi conosciuti a tutto il pubblico, riarrangiati. E quindi mi diverto, ecco, a far divertire gli altri, perché gli altri sono felici, vedo che sono felici, che gli piace quello che canto, e quindi oltre a emozionare con i lenti, faccio divertire con le cumbie, con le baciate. Senti, hai preparato un disco dove riveli una voce potente, un abile fraseggio, un'estensione tra basso e acuto. Con quale cantante ti personifichi maggiormente? Ah, beh sì, io con Mia Martini. Anche se qui nel CD non l'ho messa, ho messo lei negli altri CD, e questa volta non l'ho messa perché avevo già registrato tante sue canzoni prima. Quindi Mia Martini, diciamo, per il vissuto, per interpretazione. E invece con i cantanti uomini, Ruggeri, Massimo Ranieri, Claudio Villa, Modugno, Battisti, ti trovi a tuo agio? Più Massimo Ranieri, un pochino di... Non hai citato Renato Zero, però comunque, vabbè. Mi piace più Renato Zero. Dunque, nella introduzione del disco dici: Luna, con la sua gioia e il suo amore, rendi migliore la mia vita. Chi è Luna? È Luna, è la mia bimba. Io non ho figli, quindi è una trovatella del mio paese. E niente, abbiamo deciso di adottarla e quindi è diventata l'amore della mia vita, oltre alla musica, ovviamente, vanno pari passo. Senti, ritornando un po' alle serate, hai degli strumentisti che ti appoggiano? Ho visto qualche nome: Sergio il tastierista, Dario Durisi, e se conosci altri musicisti come Pietro Galassi, insomma, com'è la tua interazione con la musica, con gli strumentisti? Pietro Galassi lo adoro, amo la sua voce profonda, amo le sue canzoni, canto anche Ti amo davvero, che è un grande successo del Microfono d'Oro, ha vinto il Microfono d'Oro, che sarebbe un festival della musica da ballo, per chi non lo conoscesse, per chi non conosce la musica da ballo, che è una cosa a parte. Li conosco tutti, anche perché cantiamo le loro canzoni, i loro successi, quindi noi dobbiamo seguire i loro successi. Per quasi 3 anni ha suonato con me un grande musicista, fisarmonicista, che ha suonato per tutte le orchestre della zona, che è Luca Franchin. E poi adesso c'è Sergio Bergamin, e anche lui, grande esperienza, ha lavorato nelle orchestre, poi anche nelle navi da crociera, poi anche Dario Durisi, e con Dario Durisi probabilmente si farà qualcosa su Mia Martini, però ancora è in previsione, uno spettacolo, ancora non è stato deciso nulla. Senti, la tua voce, la tua demo permette di riscoprire dei passaggi fondamentali della storia della canzone italiana. Ho visto che hai partecipato a una serata dal titolo Tributo a Luigi Tenco. Ci ricordi qualcosa di quella serata? Sì, perché io amo anche Dalida, oltre a Mia Martini, e quindi amavo tantissimo sta canzone, Ciao amore, ciao, però versione cantata da Dalida. E quindi ho conosciuto Claudio, questo cantante, che allora doveva fare appunto questo tributo a Luigi Tenco, e mi ha proposto, ha sentito la mia voce, ha proposto di inserirmi in questo progetto, e quindi sono particolarmente attaccata a questo ricordo che mi ha permesso di cantare questa bellissima canzone. Ti lascio ancora qualche secondo per fare un piccolo spot
su di tua promozione, un po' partendo dalle cose che mi dicevi sulle difficoltà che hanno in questo periodo i musicisti a esibirsi nelle serate, nei locali. Allora, abbiamo una marcia in più, io ho una marcia in più perché io ho un musicista che suona dal vivo. Questa è una cosa che differenzia da molti, anche se a molti non interessa. Interessa ballare, poi se tu metti un CD o... Però insomma la differenza è che io ho un bravo musicista che suona dal vivo per 4 ore di seguito e quindi questo per me è una grande soddisfazione perché facciamo tutto live e quindi venite a sentirci perché ne vale la pena sentire tutti e due. D'accordo, grazie mille. Prego.